È stato rinviato al prossimo 21 novembre alle 20.45 il recupero della sfida che il Pescara avrebbe dovuto giocare questa settimana con il Milan Futuro e che invece è stato spostato a novembre perché nelle file del Milan Futuro ci sono diversi giocatori impegnati questa settimana con le varie nazionali. Una gara che in un primo momento si pensava potesse essere stata spostata al 6 novembre, anche per non far trascorrere troppo tempo e avere una situazione di classifica più realistica, visto che i biancazzurri sono al momento primi da soli. Un momento magico per la squadra di Baldini che, per tornare a far punti utili per mantenere il primato, dovrà aspettare la prossima settimana, quando il Pescara, venerdì 18 ottobre alle 20.30, sarà impegnato a Ferrara contro la Spal. Ed è cambiata anche la data della sfida tra Pescara e Pineto del nuovo allenatore Ivan Tisci che da ieri si è insediato alla guida della squadra al posto dell'esonerato Mirko Cudini. Il derby all'Adriatico, tra le due massime formazioni della regione, si giocherà invece lunedì 25 novembre alle 20.30 e non più domenica 24 novembre, un posticipo che permetterà ai biancazzurri di recuperare un giorno in più rispetto alla gara prevista tre giorni prima con il Milan Futuro. Il Pescara, questa settimana, dopo la bella vittoria esterna con l'Ascoli, si è allenato sul campo Ghetto di Fabio. Di Silvi, al posto dell'amichevole con una formazione professionistica, solo una partitella in famiglia, alla quale, a parte Fortunato Leonardi, non prenderà parte Capitan Brosco che ha un lieve affaticamento muscolare.